Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma caldissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato Mellow. Questo perché il filato che ho utilizzato è quello della DMC e si chiama appunto Mellow e l'ho adorato. Ragazze, è bellissimo, è morbidissimo, si lavora benissimo ai ferri ma anche all'uncinetto. Questo perché non si nota, ma lo smanicato è lavorato ai ferri, ma il bordini, sia intorno a tutta l'apertura che intorno allo scalfo, è fatto con l'uncinetto. Io ho lavorato con i ferri dell'11 e l'uncinetto il numero 8, ma vi posso assicurare che la lavorazione viene morbidissima ed è anche molto calda. Questo è il motivo per cui alla fine non ho voluto fare le maniche lunghe, perché voglio poterlo indossare sotto dei cappotti, come avete visto nel piccolo video che vi ho messo sia sui social e anche su Instagram. Come vi dicevo, questo filato è da 100 grammi e misura 75 metri, poi 73 metri. Ci sono anche i colori che trovate tutti sul mio sito Filati Elsa. Vi faccio vedere altri tre colori disponibili, che sono il bianco, il panna e questo arancione, ma ce ne sono altri. Era a disposizione anche l'ottanio, ma purtroppo l'ottanio è terminato. Appena ho postato le foto e l'ho messo sul sito, me l'avete svuotato, quindi dell'ottanio purtroppo non sono rimasti altri gomitoli, quindi è terminato, però ci sono comunque gli altri colori, tra cui questo grigio che ho utilizzato io. Per poter realizzare questo smanicato, che è una taglia S, io ho utilizzato soltanto 3 di questi gomitoli. Come vi ho detto, ho lavorato sia con i ferri del numero 11 che con l'uncinetto del numero 8. Se siete una taglia M vi occorrono 4 gomitoli, perché io i 3 li ho consumati tutti. Se siete una taglia L vi occorrono quindi 5 gomitoli. La lavorazione è semplicissima, si vanno a fare 3 pezzi. Io ogni pezzo ho lavorato secondo le mie misure, l'ho voluta larga in modo tale da poter poi mettere questa cintura in vita e stringere la lavorazione in questa maniera, ma posso anche indossarla senza e quindi averlo smanicato bello largo. E ho lavorato misurando la circonferenza dei miei fianchi, che sono quelle che ho più grandi, quindi tipo 82 cm, 84 cm, e sono andata a lavorare per 86 cm, dividendoli dietro e due avanti. Le due parti di avanti le ho fatte montando 18 maglie, mentre la parte dietro ho montato 40 maglie. Una volta fatto questi 3 pezzi e raggiunta l'altezza delle spalle, sono andata poi a cucirle sia alle spalle che di fianco, e nel video vi dico quanto sono andata a cucire. E poi ho rifinito il tutto con un semplice giro di maglie basse, sia attorno allo scalfi sia attorno a tutta la giacca. Voi naturalmente potete fare anche le maniche, potete fare un bordino più alto del mio, quindi invece di un giro andare a lavorare 2 giri, e vi posso assicurare che lavorerete tranquillamente anche se lavorate con l'uncinetto. Se avete la mano stretta, però invece dell'uncinetto del numero 8 vi consiglio l'uncinetto del numero 9. Per i ferri invece l'11 vanno bene. Se invece avete una mano troppo larga, vi consiglio di lavorare anche con i ferri del 10, perché in realtà sull'etichetta del filato c'è scritto 10, ma io ho lavorato con l'11 e vi posso assicurare che è venuta comunque morbida ma compatta. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sempre come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato o giacca, devo ancora un po' decidere come farlo, però vi dirò che lavorerò con il filato della DMC Linea Mello, che è questo filato morbidissimo, un po' peloso, e lavoreremo 3 parti, ossia la parte dietro e le 2 parti avanti, perché comunque sarà, diciamo, comunque uno smanicato o un gilet. Devo ancora decidere se fare o meno le maniche, ma comunque sarà aperto sul davanti. Lavorerò con i ferri del numero 11 e io nel piccolo campione, perché tanto la lavorazione è veramente molto semplice, sono tutti ferri a diritto. Vi dico già che io nelle 2 parti avanti monterò 18 maglie, mentre nella parte dietro ne monterò 40. Questo per avere una circonferenza di circa 86 centimetri. Quindi mi raccomando, se dovete montare le maglie, vi dico sempre di fare un piccolo campione, quindi montate 10 maglie, fate 10 giri, in modo da vedere in larghezza e in altezza quanto vi viene, perché anche se lavorate con il mio stesso numero di ferro e anche con il mio stesso filato, è molto probabile che abbiate una mano più stretta o più larga della mia, e quindi poi non vi trovereste con le misure. Misuratevi i fianchi o il seno a seconda di cosa avete più grande, e se avete tipo come me, io sono di fianchi 84, ma sono andata a montare per 86 centimetri.
Questo perché voglio che comunque lo smanicato vada largo, quindi non mi deve essere stretto, ed è per questo che ho deciso di fare 20, 40 maglie dietro e 18 per ognuna della parte avanti. Avanti deve essere aperto, quindi non ho bisogno che sia di 40 come dietro, mi va bene che si apra in modo tale che lo smanicato o comunque la giacca, comunque come vi ho detto, decide, venga ancora più larga, quindi più morbida addosso, perché voglio poterla indossare anche sopra delle giacchette di pelle, o comunque sopra dei bei maglioni caldi, quindi qualcosa che come smanicato mi vada più che bene. Quindi detto ciò, vi ripeto, io lavoro con i ferri del numero 11, però sulla fascetta c'è scritto ferri del numero 10, quindi potete lavorare anche con i ferri del numero 10 se non avete il numero 11. Non vi cambia assolutamente nulla, a meno che giustamente non dobbiate andare a mettere comunque più maglie, appunto a seconda di quanto abbiate la mano stretta o larga quando lavorate. Detto ciò, possiamo andare a fare i nostri giri, che come vi ho detto sono semplicissimi perché lavoreremo sempre tutte le maglie a diritto in questa maniera. Ops, quindi andiamo a lavorare. Scusate, non capisco perché mi sto scivolando. Ok, andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a diritto. Io vi dirò alla fine quante volte o quanto altezza sono andata a lavorare per arrivare dal basso alle spalle, quindi non si arriva agli scalfi ma si arriva direttamente alle spalle. Vi ricordo che sul davanti ho 18 maglie e quindi andrò a lavorare queste 18 maglie fino alla lunghezza desiderata. Come vedete, adesso ho finito il primo giro, vado a fare il secondo giro, ma è normale perché andiamo a lavorare sempre tutte le maglie a diritto. Questo perché comunque abbiamo un filato abbastanza peloso, quindi fare un punto diverso, un punto un po' più complicato, non si vedrebbe la lavorazione. È per questo che io preferisco lavorare tutti i ferri a diritto. Quindi in questa maniera molto 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 semplice. Quindi vado a fare questi tre pezzi, vi dirò alla fine poi quanto sono andata a lavorarli, quanto ho lavorato in altezza, quanto poi sono andate a cucirli insieme e poi come li andremo a rifinire. Se deciderò appunto di non fare le maniche, vi dirò come ho rifinito tutta questa gilet o smanicato. Allora, ho finito i tre pezzi, vi ricordo che io ho messo 18 maglie per i due pezzi avanti, 40 maglie per il pezzo dietro e ho lavorato per circa 50 centimetri. Adesso posso andare a cucire all'altezza delle spalle e anche all'altezza qui di lato e vi dirò naturalmente quanto sono andata a cucire qui di lato per lasciare gli scalfi per le mani, per le braccia e quanto sono andata a cucire qui davanti. Penso che lascerò pochi centimetri aperti in questa maniera, in modo tale che qui sarà tutto cucito alle spalle e quindi sarà ben coprente comunque questa giacchetta che stiamo andando. Anche se non sono ancora sicura che sia una giacchetta, penso più uno smanicato, voglio vedere una volta cucito come viene addosso, in modo tale da decidere se fare anche delle maniche o lasciarlo appunto un semplice smanicato. Ora sono andata a cucire le mie tre parti. Ho cucito le spalle per 10 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno, mentre qui ai bordi ho cucito per circa 33 centimetri. Una volta fatto ciò, sono andata a rifinire l'intera smanicato con soltanto un giro di maglie alte intorno allo scalfo. Qui un giro di maglie alte anche qui e un giro di maglie alte attorno a tutto il mio smanicato, quindi a tutta l'apertura, quindi intorno al collo, su e sotto. Semplicemente un giro di maglie alte, questo per rendere un po' più rigida la lavorazione almeno ai bordi. Detto ciò, io ho finito. Voi naturalmente potreste fare anche le maniche. Io, come ho detto, ero indecisa se farle o no. Alla fine ho optato per uno smanicato perché mi piacciono tantissimo da poter indossare sopra delle giacche di pelle o anche sotto a dei cappotti. Quindi per me lo smanicato è terminato.